come rappresentante politico di Avezzano, capoluogo del circondario più atrocemente percosso dalla furia devastatrice del movimento tellurico, tocca a me oggi di rievocare ancora una volta tutto l'orrore del tremendo disastro in qualità di deputato del collegio di Pescina, disgraziatamente più di tutti devastato nella totalità dei suoi paesi. Parlerò soltanto per trarre alcune considerazioni sui criteri seguiti dal governo nell'organizzazione dei soccorsi. E non per vane recriminazioni parlerò, ma per un sentimento di dovere, poiché mi sembra di sentire ancora oggi, da sotto i cumuli delle macerie, i gemiti e gli appelli dei sepolti vivi, cui rispondeva nel nostro cuore l'impeto della rabbia impotente, mentre con scarsi arnesi e con più scarse braccia ci accanivamo nei lavori di escavo. E sento ancora la rampogna, talvolta sommessa, talaltra ammonitrice, di quelle larve di uomini che, tirati fuori dalla morsa, ci sono spirati tra le braccia mormorando: perché non siete venuti prima? Perché non siete venuti prima? Se vogliamo educare alla pace e alla convivenza, come è giusto che proviamo a fare, dovremmo anche, in qualche modo, educare alla guerra, cioè fermarci e guardare a fondo, con il tempo che le cose difficili richiedono, ciò che i bambini hanno spesso sotto gli occhi distrattamente, tramite la televisione o altri schermi. Se vogliamo che non confondano mai nelle loro menti la grande quantità di immagini spesso violente veicolate da videogiochi sempre più realistici e sofisticati con le immagini di guerre vere e stragi e carestie che passano nei telegiornali, dobbiamo armarci di coraggio e provare con grande attenzione e cautela a parlare della guerra, perché la guerra c'è. I ragazzi di 10 anni sono molto, ce l'hanno nel sangue la filosofia. Basta offrirgli uno spunto di riflessione sulle cose, vanno immediatamente al fondo. Ci vanno perché hanno un desiderio. Vuol dire, sono in una fase della vita in cui la conoscenza è il pane quotidiano. Diciamo, loro stanno proprio lì cercando di capire il mondo. Purtroppo spesse volte cercando di adattarsi al mondo, perché il mondo è ostico, ostile. E quello che mi colpisce tanto è che ci riflettiamo troppo poco. La quantità di sofferenza che c'è nell'infanzia è enorme. Cioè, non entrate in una qualsiasi classe, di qualsiasi paese d'Italia, dentro una classe c'è un'enorme sofferenza. Ci sono bambini che hanno storie alle spalle incredibili, difficoltà di relazione con gli adulti, difficoltà di riconoscimento di sé. Allora il nostro ruolo, il ruolo del luogo culturale, perché la scuola dovrebbe essere il luogo della cultura, dell'arte, della scienza, no? Il tempio della scienza, della cultura, dell'arte, dovrebbe essere il posto in cui io non posso risolvere tutte le sofferenze del mondo, ovviamente, però posso dare voce a quella difficoltà, a quell'attrito che si ha col mondo quando si è piccoli, che dà anche molta sofferenza. E insomma, la scuola deve essere un po' meglio della società. La cocaina è un souk, un grande mercato di miraggi e illusioni, un piacere effimero costruito sull'inganno della mente. C'è chi la fuma e chi la sniffa. Fino agli anni 90 era droga d'élite. Oggi è sballo di massa. Basta chiederla e la trovi ovunque, ammette un tossicodipendente.
ovunque, agli angoli delle strade, davanti alle scuole, consegnata a domicilio, negli hotel, nei privé delle discoteche. È un mercato che non conosce crisi. Secondo l'UNODC, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, nel 2012 oltre 243 milioni di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni hanno assunto almeno una volta sostanze illecite, tra cui la cocaina, la merce più venduta dall'Ndrangheta. Per i boss della mafia calabrese la cocaina è investimento, profitto, cuccagna, ribaltamento del pensiero economico classico, per il quale la criminalità non dà luogo a produzione perché distrugge e non crea alcuna ricchezza. Oggi la droga garantisce più sicurezza dei titoli di Stato, senza suscitare reazioni riprovevoli da parte di chi ne utilizza i profitti. Dovrebbe andare su questi territori con i baschi blu, scendere con i baschi blu dal 30° piano di New York e spostarsi e sporcarsi le scarpe con la terra rossa della Colombia e parlare direttamente con i cocaleros e dice: tu quanto guadagni per piantare coca? Guadagno 100 e se pianti Gran Turco 40, allora ti do il 60%, il mancato guadagno, però tu devi piantare Gran Turco, io sto qui per controllare se tu pianti Gran Turco. Noi in questo modo elimineremmo la produzione della cocaina nel mondo, perché ripeto, gli unici paesi dove si produce la cocaina è solo in questi tre paesi. Se ci fosse un organismo sovranazionale, che non fosse ovviamente l'ONU di oggi, ma un ONU con una forza tale da dire a questi stati: siccome voi non siete stati in grado di risolvere il problema della cocaina, siccome il problema della cocaina è un problema che investe tutto il mondo occidentale, allora noi interveniamo come organismo sovranazionale e imponiamo in queste aree dove si coltiva la cocaina, facciamo un controllo del territorio e imponiamo la conversione delle colture. Questo è l'unico modo per risolvere alla base, alla radice, letteralmente, il problema della cocaina. Veniva e dunque una sera Corrado Hauges portò De Chirico, il grande artista, insomma, Giorgio De Chirico, che io mi dimenavo talmente, ma si incuriosì a vedere questa fisicità. Io poi avevo un berretto che mi nascondeva tutti i capelli, qui tutto così magrolino, ecco, parlo al maschile, magrolino. Allora Hauges disse: ma ti vuole conoscere De Chirico, come io? De Chirico, che poi mio padre, insomma, anche mio padre, ma dico tutto il mondo osannava. E dunque De Chirico è venuto e mi ha detto: sei stato bravo, sei stato molto bravo. E io gli dissi: ma guardi maestro, che io sono una femmina. E lui mi disse: bravo lo stesso. Epilogo. Mafia di destra o mafia di sinistra? E dunque, Mafia Capitale è di destra o di sinistra? Massimo Carminati è il capo dell'organizzazione ed è un ex NAR, non certo un ex BR. Poche storie. Mafia Capitale di destra. Gaber risponderebbe: eh no, sembra facile. Il nero è socio dipendente di una Coop rossa la 29 giugno. Dunque lo vedi, che Mafia Capitale è di sinistra.
L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è indagato per associazione mafiosa con Buzzi e Carminati. Dunque, mafia, capitale, torna a destra. Sì, ma Giuliano Poletti, da capo della Lega Coop, andava a cena con uno dei capi di mafia capitale, Salvatore Buzzi. E dunque è di sinistra. Sì, ma a quella cena c'era pure il manager dell'AMA legato ad Alemanno, Franco Panzironi, dunque di destra. E Ignazio Marino si faceva finanziare la campagna elettorale dalla Coop Rossa 29 giugno, quella che poi lucrava sugli immigrati. Lo vedi che è di sinistra? Alla fine forse è più corretto prendere atto che mafia capitale è sia di destra che di sinistra, ma tradisce insieme i valori della destra e quelli della sinistra. Chi fa saltare le regole della concorrenza e del libero mercato, chi usufruisce di sconti e di condoni per continuare a violare la legge, come hanno fatto Buzzi e Carminati, è la negazione dei valori della destra economica e sociale. All'opposto, chi usa persino il disagio degli immigrati, dei nomadi e dei senza tetto per gonfiare il proprio portafoglio, compie il peggior tradimento possibile ai valori della sinistra. Dunque, mafia capitale è sia di destra sia di sinistra. Per il politico era in qualche modo conveniente anche l'emergenza, perché c'era il politico di destra e di sinistra, tutti quanti ci facevano affari. Allora, quando io ho raccontato Quattro Re di Roma e Carminati lì, in Capitolio c'è stato un po' così, almeno da quello che ci racconta, tanto che adesso in commissione parlamentare antimafia è stato sentito Alemanno e la Presidente Bindi ha chiesto: scusi, ma lei ha letto l'inchiesta sull'Espresso? Abbiamo fatto 3 puntate da dicembre, poi ne abbiamo fatte altre 3, e lui ha detto sì, io l'ho letta. Mi sono stupefatto, c'è Carminati. Allora io ho radunato, ho chiamato il mio staff, ho detto: non è che voi avete contatti con Carminati per caso? Hanno detto no. Allora io sono andato avanti, sicuro del fatto, no? Cioè, proprio, c'erano proprio gli uomini di Carminati quelli, per cui cioè, non si potevano mai, non potevano dire. Per cui lì poi con l'indagine che è venuta fuori c'era di tutto, per cui loro pagavano quelli di sinistra e quelli di destra. Il problema, e chiudo, ti dico poi, è che Buzzi e Carminati, l'arma che hanno utilizzato, perché la nuova arma delle mafie è la corruzione. Cioè loro sono persone che tu li guardi e ti intimidisci, cioè hai paura soltanto a guardare il loro volto. Carminati ha un occhio solo, immagina se ne avesse 2, diciamo, con l'occhio solo ti guarda e ti mette paura, ma sul serio, perché è un uomo che è stato accusato di diversi omicidi, sempre assolto, ma tante persone a Roma sanno della sua potenza criminale, della sua violenza, di quello che è capace. Però lui con Buzzi sapeva perfettamente dove andare, a chi bussare, a chi consegnare i soldi, e quelli li prendevano, cioè li annusi questi personaggi, sia del PD che del PDL, tutti e due, perché poi sono stati arrestati. Ora, e poi c'è Odevein, ci sono dei personaggi, ma in qualche modo in questa indagine non c'è mai nessun politico che si è alzato, ha chiamato il 113 o il 112, scusate carabinieri, potete venire qui che c'è un signore che mi sta offrendo dei soldi. Non esiste, esiste il contrario, cioè che i carabinieri hanno messo le microspie, le telecamere e li hanno fregati lì mentre intascano i soldi. Il contrario, da Lampedusa a Aosta non è mai accaduto, e nemmeno da queste parti, scusate se ve lo dico, che il politico chiama le forze dell'ordine e dire: scusate, mi stanno offrendo dei soldi, e denuncio questo fatto. La
situazione oggi qual è? La situazione non è cambiata, non può cambiare, perché se andiamo a leggere la Costituzione della Repubblica Islamica, la tortura e molte leggi disumane fanno parte della Costituzione, sono nel regime iraniano sono istituzionate, per cui non può cambiare. D'altra parte, voi tutti quanti avete sentiamo tutti i giorni la storia dell'ISIS. Che cos'è l'ISIS? L'ISIS è lo Stato Islamico per definizione. Che cos'è? Vorrebbe diventare uno Stato Islamico. La Repubblica Islamica che cos'è? Ho detto, la Costituzione dice chiaramente che è uno Stato Islamico. Dopodiché, lungo 35 anni, tutte le cose, tutte le barbarie che oggi i mass media occidentali raccontano, tipo decapitazione oppure maltrattamento delle donne, eccetera, eccetera, vi assicuro che l'Iran, il regime iraniano, ha fatto tutto e da molti, molti anni. Dell'uso della tecnologia, si diceva prima delle armi, e se tu costruisci le armi non è che poi ti puoi lamentare se qualcuno muore, e alla stessa maniera se tu costruisci la plastica non è che poi ti puoi lamentare se gli oceani sono pieni di plastica, perché non può essere tutto sulle nostre spalle di un uso responsabile della tecnologia. Comincio a pensare che questa roba qui funzioni fino a un certo punto. Quando nasce la plastica, quella diciamo di utilizzo comune, nel 1963 l'unico premio Nobel per la chimica italiano di Alessandro Natta, era il Moplen, perché si ricorda quegli anni lì, nasce per liberarci dalla schiavitù del catino di zinco, che era pesante, si lerciava, era difficile da maneggiare, insomma la plastica era leggera, trasparente e subito poteva essere pulita. Ma la cosa straordinaria è che tu costruisci uomo un materiale che Dio si era dimenticato di inventare, perché la plastica non c'è in natura, che può durare per sempre e che quindi risolverebbe una serie di problemi, ma subito diventa preda del meccanismo economico, per cui con la plastica che cosa ci si fa? Le confezioni usa e getta. Non è meraviglioso? Siamo a Pescasseroli durante la serata conclusiva di Liberi in Scena in compagnia del direttore artistico Tacio Maralini, e le vogliamo chiedere un'opinione riguardo alla rassegna, alla seconda edizione. Dai, è pronto.
oggettivamente è andato benissimo, perché abbiamo avuto i pienoni sempre. Credo che puntare sulle idee sia una cosa importante, perché la gente ha sempre voglia di approfondire, di parlare, di discutere sulle grandi, i grandi temi dell'attualità. Quindi aveva parlato di immigrazione, di tecnologia, di scuola, di mafia. Sono i temi su cui tutti hanno voluto discutere. Quindi il successo credo che sia dovuto a questo. E poi abbiamo finito con la musica e con un ricordo dei grandi musicisti romantici. D'accordo, allora speriamo di rivederci l'anno prossimo sempre più a Pescasseroli. Io spero che vada avanti questa, perché ho visto che la risposta c'è, molto, molto positiva, e quindi spero che potremo andare avanti. Il pubblico ha bisogno di queste cose, di spettacoli, seri, molta, di grande tenuta, di grande dignità, persone che tra l'altro grandi professionisti che vengono qua, che generosi anche, perché noi non è che abbiamo un budget piccolo, quindi grandi spese non le facciamo, però io cerco, il mio segreto è quello di fare cose di altissimo livello a poco prezzo, spendendo il meno possibile. D'accordo, bene, la ringraziamo. Grazie a voi.